tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dada-chan. L'argomento di oggi sarà Konnichiwa everyone, qui è Dada-chan. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Allora, eccoci finalmente con un video molto particolare, molto speciale, perché questo è un video che in realtà io programmavo di fare praticamente da quando ho aperto il canale, da sempre, e solamente che non ho avuto mai più o meno il coraggio di farlo, perché secondo me è un tema abbastanza delicato. E volevo essere molto preparata e informarmi meglio, diciamo, prima di parlarvene nello specifico. Comunque direi di partire. C'è da dire che il più delle volte il termine otaku viene scambiato con il termine nerd. In realtà sono simili, però non uguali. L'unico fatto che accomuna questi due termini è il fatto che c'è un isolamento sociale e quindi la poca comunicabilità con la società. E il termine otaku ovviamente ha origini giapponesi. Questo termine, che vuol dire propriamente in giapponese casa, stare a casa, propria casa, venne introdotto in Giappone appunto negli anni 70, ma venne introdotto tra i mangaka, in quanto erano persone che stavano sempre a casa, che erano contorniati da fumetti, da manga, penso anche da anime, ma però lì nacque in un ambiente lavorativo, quindi è molto diverso da come viene inteso oggi. Quindi scherzosamente, in un certo senso, nacque in questa maniera il termine. C'è da dire poi che questo termine si è diffuso sempre di più, in particolare nella cultura dell'underground e della subcultura giapponese più che altro. E c'è da dire poi che questo termine venne sempre più utilizzato e riferito quindi alle persone che erano molto appassionate di manga, anime e videogiochi, fino ad arrivare a un fatto che secondo me, io credo sia propriamente e più che altro questo che ha dato maniera a questo termine di diventare così degradante. Intorno agli anni, fine anni 80, insomma prima degli anni 90, in Giappone è accaduto un fatto. E c'è stato un vero e proprio mostro, come viene denominato il più delle volte un killer omicida, no? E che veniva denominato proprio l'assassino otaku. Questa persona, almeno secondo le fonti che ho trovato, spero siano veritiere, si dice che era una persona appunto otaku, nel senso malata di videogiochi, anime e manga, malata in senso stretto potremmo dire, in quanto era contorniato da queste cose nella sua abitazione, nella sua casa, in particolare in maniera un po' maniacale e di tipo hentai e ecchi. Quindi aveva bambolette, VHS di ogni tipo, stile porno potremmo dire, manga, fumetti, ragazze moe, eccetera eccetera. Più o meno la sappiamo questa cosa, no? Però è degradata di più perché e quando è che è diventato l'assassino otaku? Quando appunto si dice che aveva violentato dei bambini, li ha uccisi e infine addirittura ingerito delle parti dei loro corpi. Sì, lo so, è abbastanza agghiacciante. Io credo che il Giappone era rimasto talmente traumatizzato da questo fatto che da questo momento in poi il termine otaku è diventato ancora più degradante, ancora più, come dire, è una persona da evitare quella, una persona malata, ecco, proprio così. E il termine otaku quindi da quel momento in poi è diventato di uso comune e
c'è da dire che poi ne esistono varie tipologie della persona otaku, quindi non solo legata al mondo degli anime, manga e videogiochi. Ne ho trovate alcune di terminologie che ve ne cito. Allora, ne fanno parte i cosplayer che tutti conosciamo, sto parlando del Giappone ragazzi, poi ritroviamo gli aniota, vale a dire gli otaku degli anime, le figure moezoku, quindi degli action figure, gli akibakei, vale a dire coloro che sono malati della zona di Akihabara, che la frequentano in continuazione e che stanno sempre a comprare queste cose. Poi lo gemmo otaku è il malato dei videogiochi, il pasokon otaku è il malato del PC e il vota è il maniaco delle idol. Arrivando ad oggi, alcuni filosofi e intellettuali parlano ancora più, diciamo che secondo loro nel Giappone questa tipologia di società è quella proprio più critica, sono le pecore nere in un certo senso, quello che hanno distrutto un po' tutto l'ambiente giapponese, e in particolar modo secondo loro queste persone sono quelle che non distinguono il concreto dal virtuale e sono più attaccati al significante che al significato, e quindi è molto meglio secondo queste persone la donna virtuale ad esempio che quella reale, concreta, in carne ed ossa. E quindi arrivando ad oggi però secondo me in Occidente questo termine non viene inteso nella stessa maniera in cui viene inteso in Giappone. Perché? Perché è arrivato sicuramente molto dopo questo termine, come sono arrivati i manga, gli anime eccetera, e quindi questa cultura ancora si deve formare in un certo senso più veritiera a quella giapponese. Oltre a questo c'è da dire che c'è un isolamento da parte di questa persona, no? Dell'otaku. Però questo isolamento il più delle volte viene anche implementato dalla società esterna. Perché? Perché ad esempio ritroviamo il bullismo, il più delle volte l'appassionato che nasce come appassionato viene visto come un otaku proprio per come viene trattato dagli altri, e quindi automaticamente lui diventa un otaku. Perché? Perché preferisce vivere in questi mondi che nel mondo concreto, perché nel mondo concreto non viene accettato. Io almeno la vedo in questa maniera. E perché l'appassionato è colui che colleziona, cioè cose che colleziona sono legate magari alla sua infanzia, cose che l'hanno fatto stare bene da bambino e che quindi vuole collezionare perché lo fanno stare bene. E mentre l'otaku è la persona che si contorna sicuramente di tutto ciò, ma all'estremo, nel senso non ci deve essere nient'altro nella loro stanza, nella loro abitazione, e si circondano quindi veramente allo stremo di tutto ciò, in più si allontanano completamente dalla vita sociale. Per loro è importante solo giocare ai videogiochi, solo guardare anime in TV, leggere manga e basta. Il resto lo fa stare male, lo fa stare male uscire, vedere persone. Questo è il vero otaku, che appunto viene denominato malato, ed è molto differente dal collezionista appassionato, secondo me. La persona otaku inoltre è quella che quando ti parla dovrebbe in un certo senso collegare tutto ad un anime, un manga, come ad esempio la frase "è inutile rifugiarsi nei sogni e dimenticare di vivere", che si rifà ad esempio a Harry Potter e Silente. Nel momento in cui la persona lo cita varie volte nella sua vita collegandosi a tutto ciò che gli può succedere, anche in quel momento quando il pensiero entra a far parte di un mondo che non è reale, e quella persona è otaku. Secondo il Giappone questo fatto, queste tendenze
oggigiorno vengono viste un po' come il volersi adagiare un qualcosa che fa stare bene il giapponese rispetto, diciamo, a tutte le dominazioni che hanno al quale si sono dovuti sottoporre dalle conquiste dell'Occidente o delle scoperte verso il loro mondo, la loro nazionalità. Stiamo parlando però di tanto tempo fa. Allora, questo era l'excursus che io ho voluto farvi sull'essere otaku. Però appunto in Occidente viene visto, come ho già detto, in maniera molto più leggera, e per vari motivi. Prima di tutto perché non è il paese di origine di questo mondo dei manga, degli anime, ma anche appunto di questa terminologia che sì, è arrivata a noi, però in maniera molto leggera, free, un po' più visto come il nerd in un certo senso. In un prossimo video, che spero vedrete, mi piacerebbe molto, parlerò della mia esperienza personale dell'essere otaku, o comunque sia dell'appassionato, di come l'ho vissuta io queste mie passioni da piccola e di come sono arrivata ad oggi e di come mi comporto, eccetera eccetera. Se siete interessati, vi invito a vedere questo video che uscirà a breve, o quantomeno, se è già uscito, lo troverete qui in sovraimpressione da qualche parte. Ditemi la vostra, che cosa ne pensate voi dell'essere otaku? Sono molto curiosa. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e parlatemi, commentatemi qua sotto. Dada Ciampi saluta e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!